sapere uno scoop. C'è Mr. Antics, accendi la TV. Scrivilo su Twitter, scrivilo su Facebook. Mettiti più comodo, vai in onda a Kaboom. Hey! Vieni a fare un giro con me, mi raccomando. Hey! Ricordati dove hai messo il telecomando. Hey! Anche se la nonna sta guardando. Beautiful! Alza quel volume, sta iniziando. Kaboom! Mi sveglio ogni mattina con un pezzo in loop. Kaboom! Fa questo suono anche se non è un cartoon. Kaboom! C'è Mr. Antics, accendi la TV. Kaboom! Mettiti più comodo, vai in onda a Kaboom. Sulla tre, Kaboom. I want to break free. E la sveglia quest'oggi suona con I Want to Break Free dei Queen. Che pezzone, ragazzi, mi stavo riguardando il video dove sono tutti Queen vestiti da donna, Freddie Mercury con questi baffoni che fa le pulizie in casa. Chissà se anche mia nonna fa le pulizie così, dopo glielo vado a chiedere. Ma chi era Freddie Mercury, ragazzi? Un mostro, cioè un'estensione vocale della Madonna, un'energia fantastica. Tra l'altro voi sapete che Tiziano, il mio chitarrista, per chi avesse avuto l'opportunità di venirci a sentire nel Soundboy Tour, nella versione band, suona nei Queen Mania, che sono un gruppo cover band dei Queen. Sono una figata, magari oggi è il caso di andarli a beccare, vediamo se qualche riff di chitarra figo lo tirano fuori, possiamo anche amalgamarci per fare un pezzo hip hop in stile Queen. Però a vedere questo video mi è venuto in mente che devo fare anch'io le pulizie oggi. A casa della nonna! Ciao nonnina! Ciao, allora. Sì, come stai? Bene, stai bene? Cosa hai preparato oggi? Oggi ho fatto i sughette, facciamo le rocchette con la rucchette. Ma cosa vedo qua? Ho fatto i biscotti ieri. Ancora altri biscotti? Nuovi biscotti con la marmellata. Guarda che sono brutti. Questa è la marmellata che ho fatto io. Che abbigliamento hai? Io. Quando fai queste cose, queste mansioni? Grembiuli e cappellini in testa. Ma tu lo sai chi sono i Queen? No. Vabbè, però io praticamente stamattina mi sono svegliato con I Want to Break Free dei Queen. Il video di questa canzone è famosissimo perché c'è lui, Freddie Mercury, che fa le pulizie in casa, vestito da donna, però c'ha anche i baffi, no? Io ti ho portato un grembiule da indossare per essere proprio come Freddie Mercury. Te lo posso dare? Sì. Qua, non so. Tu indossalo. Just put it on. Aspetta. Eccolo qua. Così ti vogliamo, nonna. Guardate che nonna, signori. Vieni che ti faccio vedere una cosa su un video. Facciamo vedere il video di I Want to Break Free. Oh, che bello. Guarda com'è, ma lo vedi lui che c'è la testa? Sì, 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 lo vedo. Ma secondo te è gay o no lui? È gay. I want to break free. E guarda che baffazzi che c'ha. Le metto anche io. Lo so che anche certe donne dopo un po' di... dopo qualche giorno senza crema depilatoria diventano così. Le metto anche io i baffi. Però devi ballarmi questa, eh? Però mi devi ballare questa. E basta. Così. Ma io non so cantare. Vabbè, dai. Dai, forza, preparazione. Andiamo. Devi ballare. Aspetta.
c'entra quello che stai cantando se non è la canzone? Scrivi qua, se così. Abbiamo fatto la nostra pagliacciata anche. Ah, abbiamo finito. Cab 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 caboom. Dovete sapere che Tiziano Giampieri suona nella cover band dei Queen, a.k.a. i Queen Mania. Tutti voi vi chiederete: ma Cristianino, a.k.a. Mr. Anti, che cazzo c'entra con i Queen? A parte il fatto che non decido io con che pezzo la sveglia mi sveglia. Quindi stamattina era Want to Break Free. Ed essendoci questa mega festa quest'anno, siamo a ridosso dell'evento Alcatraz, dove i Queen Mania si esibiranno con un sacco di ospiti, mi è stato chiesto di rappresentare, quindi ci sarà anche Mr. Antix sul palco dell'Alcatraz. Mi fa una bella chiamatina. Al Tete, è il Tete. Tete? Sono, C'hai la chitarra già che sfregola? Sfregola. Allora adesso andiamo a comprarci dei booster e li dobbiamo fare alla griglia sulle corde della chitarra, dopo che tu hai fatto un paio di assoli paura. A dopo, rock and roll. Sei una persona super di cuore, io lo adoro. A parte che, poverino, è successo uno sbatti ultimamente. Lui ha fatto tutto quanto il suo percorso di conservatorio da privatista. Adesso sono cambiate un pochettino le regole, no, per quanto riguarda gli esami di stato di conservatorio, e lui non riesce più a sostenere questo esame di stato perché ha studiato da privatista. Non è l'unico ragazzo che suona la chitarra che è in questa situazione, ed è un peccato perché è bravissimo. Dopo li vedrete fare delle evoluzioni. Non scherzavo quando dicevo che si scaldano veramente le corde della chitarra. Tanto mentre sto parlando, guardate che cosa c'è qua a fianco, guardate. Cap, cap, kaboom! Walking by the street con il mio amico Titti. Oggi, siccome mi sono svegliato con I Want to Break Free, sono andato da mia nonna e abbiamo fatto i mestieri proprio alla Freddie Mercury style. Parlami un po' di questa cosa dell'Alcatraz, cioè ho visto che è un evento che voi Queen Mania fate da un botto di tempo comunque. Guarda, generalmente rimane un super evento che noi facciamo nel mese di novembre in occasione, insomma, della ricorrenza della morte di Freddie Mercury. Ma quest'anno? Ma abbiamo notato che comunque, piacendo così tanto a novembre, cerchiamo di riproporlo. Diciamo un po' il momento invernale e il momento estivo. Quindi questo è un early event, esatto. Per la parte quella primaverile, esatto, fighissimo, esatto. Insomma Titti, oggi ci dobbiamo dare da fare, quindi è il caso che ci andiamo a mangiare qualcosa. Facciamo bene la spesa, vai. Dai, andare. Tu cosa mangi prima di suonare di solito? Stai leggero, vai si sul pesante. Si cerca di stare leggeri. Però non è vero. Non si riesce quasi mai. Non si riesce quasi mai. Tortiglioni. Tortiglioni, vai. Ciapa su. Ciapa su il tortiglione. Ciapa su. Come pensi che sarà l'impatto mio oggi con i ragazzi che non conosco? Beh, loro sono venuti a vederci in live, no? Sì. Chi è che è venuto? Tutto. Il batterista è venuto. Il cantante non è venuto. Il cantante no, lui sai, è di Roma. Lui è di Roma ma è siciliano. È siciliano. Ma lui oggi durante le prove non viene travestito da Freddie Mercury. No, nel senso. E sai qual è il problema? Qual è che il non problema? Viene travestito. È proprio così lui. Lui ah, così. Fantastico. Vedrai che lo dici. Non vedo l'ora no, di conoscerlo. Sì. Con un vinello abbiamo coronato il nostro pranzo di oggi. Chianti classico. Dai, fammi un po' un profilo dei ragazzi. Veniamo da situazioni, generi e mondi diversi, un po', mondi diversi. Un po' come io e te, tra virgolette. Fisicamente. Oh, grande. Ciao, buon lavoro. Allora, mio caro Titti. Vabbè. Insalatina, lo togli tu il pomodoro. Dai, dai.
dragon, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by. Ti faccio anche un salatina, così vorrei. Vai di solito. Quanti pezzi fai in media in scaletta? Con i siamo nell'ordine dei 20. Tu, cioè, quando te l'ho chiesto, ti ho detto di fare questa roba con piacere. Beh, come ti sembra l'hai presa tu? No, io sinceramente in prima cosa voglio fare contento il papà e secondo, e la mamma, perché comunque avendo vissuto con i vinili dei Queen sempre a portata di mano, non so, papà che viene a vederti con Freddie Mercury che è uguale, con voi che suonate benissimo, papà suonando la chitarra, poi lo sai Carlo, che di ammirazione per te, no? Classico del concerto. Tant'è vero che il papi non va alla cresima della cuginetta pur di venire a vedere il concerto. Allora, titti, vai con un po' di insalatina. Dai, esatto. Ma ascolta, non vuoi mica. Dai, vinello. Scusa, brindisi, brindisi. Ho letto su internet che i Queen Mania sono European band dei Queen, cioè siete swagger in Europa, no? Tendiamo a non classificarci così perché diventa difficile capire chi è il tributo ufficiale. L'importante è che si suona, che comunque noi siamo, non dico l'unico, ma uno dei pochi tributi che riesce a girare in Europa. Abbiamo fatto Olanda, abbiamo fatto Spagna, siamo andati in Slovenia da poco, è stato un tour in Inghilterra. Alla fine è quasi più facile per una cover band dei Queen fare dei concerti e venderli quasi, più che per un artista emergente invece che magari si deve fare i suoi fan, la sua notorietà, le sue cose, quindi dire suonare in una cover band mi dà possibilità di bucare date, far divertire la gente e comunque si fanno delle figate. Sì, sì. Piazzando un tributo come noi che comunque abbraccia qualsiasi tipo d'età, dai giovani e meno giovani, diciamo anche i tuoi, cosa certo. Guarda, il mio preferito di Freddie è sempre stato A Crazy Little Thing Alone. Yeah. Larga, larga. Vai, Titti. Crazy Little Thing Alone. Crazy Little Thing Alone. Papa bom, bom, bom. Boom, 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 boom. Questa mi spacca, su questa voglio rappare, Mi fa impazzire quando entra il chitarrino, mi accompagni col chitarrino, no? Forza, vai. Perché comunque è uguale a Rap for the Light. Il giro di basso è lo stesso, cambia soltanto la chiusura. Tudum. Turururum. Guardali loro, stilosissimi. Così ti voglio, Titti. Zampa di elefante. Guarda lui, guarda lui. C'era uno che mi piaceva un sacco del pubblico, l'ha preso bene. Questo qua davanti, guarda. Guarda lui. Sai cosa facciamo? Lo diciamo al nostro Fabri e gliela picchiamo dentro. Ma sì. Una struttura mixata tra Another One Bites the Dust e Rapper Delight. È qualcosa di tuo. Sicuramente la rima che dovrò fare è: ciao mamma, sto sul palco col Queen. Visto che il papi non va, il papi e la mamma non vanno alla cresima della cuginetta, almeno un saluto dal palco glielo dobbiamo fare. Il tempo stringe, dobbiamo andare alla prova. Senti, ma caffè andiamo? Caffè andiamo, dai. Dai, per forza. Vai, sarà ultimo boccone. Caffè, andiamo. Via. Kaboom! Kaboom!
Dietro di me vedete il mitico Jungle Sound. Chiamiamo il mitico Titti, che dopo il pranzo malefico Titti? Stai già sfrigolando con la chitarra? Stiamo già facendo, siamo i cori, siamo i cori. Stai già facendo Crazy Little Tingle. Sono qua fuori. Una cosa che ho sempre sognato, no? È che quando ero piccolino e vedevo i film e le cose fantastiche che faceva vedere la televisione italiana, c'erano sempre gli spezzoni di Paperissima dove entrava il boom in campo, cioè il microfono di presa, mentre uno parlava. In questa maniera, vai, fammelo scendere un po'. Non sono errori, è voluto, quindi se capita che in kaboom si veda il boom, voi sappiate che è voluto. Brand new tweet, siamo arrivati al Jungle Sound con gli amici di Kaboom e lo twittiamo subito. Oggi sono le prove generali del nostro Another One Bites the Dust. È il Titti! È il Titti! Dai, portami a vedere che cosa succede qua. Jungle Sound! Cosa ti ricorda? Ciao a tutti ragazzi, scusate l'intrusione, ciao Cristiano, tanto piacere Cristiano, ciao Silvia, Cristiano, ciao Cristiano, tanto piacere, ciao, sono venuto a vedere, grazie, ciao, ciao Cristiano, ciao, siete gemelle? Sì. Caspita, siete identiche. Allora, è arrivato il momento di scrivere la nostra Another One Bites the Dust, mentre i ragazzi sono dietro a provare. Cerchiamoci prima di tutto il beat, sicuramente troveremo l'instrumental anche su YouTube. Allora, prima cosa, Bites the Dust diciamo che è un po' traducibile con mangiati la mia polvere, quindi sei un altro scarso che mangia la mia polvere. Ce l'abbiamo. Abbiamo parlato di giri di basso, quindi sicuramente il giro di basso lo dobbiamo esaltare, anche il fatto che questo sia simile a quello di Rapper's Delight, quindi un po'. I say the hip hop, the heavy to the hip hip hop, you don't stop the rock. Quindi dobbiamo stare su quelle metriche anni 80. Voglio sfogarmi sopra un giro di basso, tutti suonano clacson, troppa gente a spasso, giro di basso. Ciao mamma, sto sul palco coi Queen. Questa è la mia parte preferita, quella con la chitarrina che incalza. Qua ci vuole una metrica veloce, proprio to the big and to the boogie the bee, una roba così. Quindi ci abbiamo gli Sugar Hill. Siamo in TV, ma la nostra TV non è in 3D. Quindi la TV in 3D sacca, se è meglio andare a un concerto. Ricordati che un concerto è meglio della TV in 3D. Attendi un canale che parto, fonico, accendi l'impianto. Ok. Another one bites the dust. Alright, Sugar Hill, fresh and clean. La TV in 3D. Yeah. Another one bites the dust. Ce l'abbiamo? Siamo pronti? Io farei la prima parte normale con l'incalzare prima di quella parte che poi richiama Another One Bites the Dust, dice ciao. Ma tu mandami il beat. Ciao mamma, sto sul palco qui. Poi sì, e poi io su, invece di Another One Bites the Dust, c'ho la mia parte di chiusura del ritornello. Quindi dopo i due Another One Bites the Dust. Riproviamo e vediamo cosa ci viene fuori. Certo. Quindi praticamente sono 4 di Dust, 4 di Freak e la chiusura. La strofa con però non i fratelli. Un altro scazzo che mangia la mia polvere. Ah. E quindi dovrebbe essere così anche questo. Sono pulito tipo fresh and clean. Non può va già nell'altro subito. 4, 4.
funziona così? Ce l'ho. Kaboom! Allora, questo è Mr. Antics per Kaboom, insieme ai Queen Mania. Gente che mi hanno detto che non spacca un cazzo, eh. Giudicate voi. Yeah! Facela raccontare alla nonna. Alla chitarra, Tiziano Giampieri. Al basso, Fabrizio Palermo. Alla voce, Sonny Isabella. Batteria, Andrea G. Nonna, qua, musica vera, mica quella che faccio io, rap, yo. Nonna, questa è quella che piace a te. Possiamo dire che tu praticamente nella tua vita vera sei Freddy alla fine, tu vivi come lui. Beh, diciamo, vita vera sono George Michael, poi mi trasformo quando faccio le... Infatti oggi sono venuto a fare... Tu tipi chi sei nella vita vera? Sempre Tiziano. Sempre Tiziano, modesto ragazzo. Da quanti anni è che suonate insieme? La band c'è da 5 anni. Ah, okay. Diciamo che tutto questo ovviamente nasce dall'amore per la musica dei Queen. Comunque tu, Antix, qua dentro ci stai alla grande. Cosa c'entri? L'energia che comunque c'è nella tua musica c'è anche in quella dei Queen. No, ma quindi c'è di più in quella dei Queen. Infatti io sono sicuro che voi suonate un sacco, perché le vibrazioni che regalate alle persone, che possono essere quelle di un'altra generazione come mio papà, non come i ragazzi di oggi che comunque sono legati alla musica ormai con i codici MP3. La musica non è quella, la musica è sempre stata anche solida, fisica, si poteva toccare. Cioè oggi la musica è un po' nell'aria, no? Ci sono questi codici. Però io avevo il vinile dei Queen, e quindi quelle vibrazioni che mi ha sempre dato quella musica, ho delle icone in testa, cioè le immagini degli album. Quando vedrete sta puntata, noi saremo già stati il 12 maggio sul palco dell'Alcatraz, ma adesso ci spostiamo subito sul palco dell'Alcatraz. È con immenso piacere e onore che vengo a presentarvi su questo palco dopo il Soundboy Tour e ancora in giro per tutti i club d'Italia. Questa sera qui con noi e per tutti voi, Mr. Antix! Se, voglio sentirvi dire oh, 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 tutti insieme ancora, voglio sentirvi dire oh, 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 Queen Mania e Mr. Antix, senti, datemi un canale che parto, fonico, accendi l'impianto, lo sai, premi on sul tasto. Voglio sfogarmi sopra un giro di basso, in città quanta gente a spasso, troppo rumore, tutti suonano clacson.
ma tu mandami il beat. Ciao mamma, sto sul palco con i Queen. Se tieni ti saldo i jeans, lo riconosci, piccolo un po' le frigge. Siamo Chic e Mr. Hendrix, chi rappa sopra a mo' di Sugarhill. Suono pulito tipo Fresh and Clean, tira sulle maniche, qui va così. Vieni a sentirci tu, ricordati che un concerto è meglio della TV in 3D. Oh, yeah. Se another one bites the dust, sulle mani. Ok, one more time. Schivare le pallottole, un altro scarso che mangia la mia polvere. Sulle mani su, 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 oh yeah, one more time. Another one bites the dust. Yeah, another one bites the dust. Yeah, all right. Yeah, all right. Sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani. Antics, thank you. Come on, let's go. Scrivilo su Twitter, scrivilo su Facebook e vedi che ti mangi.